Eccoci qua, benvenuti a Liberi Oltre. Oggi una puntata speciale. Siamo qua con Roberto Saris che ci racconterà il caso di sua figlia detenuta da ormai quasi un anno in Ungheria in condizioni inumane, diciamo, senza diciamo perché è in realtà così. Ciao Roberto e benvenuto. Ciao Fabio, grazie per l'invito. Grazie a te per esserti prestato e per raccontare questa storia. Allora, Roberto, io inizierei subito dall'inizio, cioè raccontando di quando e come è iniziata questa storia in Ungheria di tua figlia e se vuoi raccontare perché anche tua figlia ovviamente era lì. Sì, allora, tutto ha avuto inizio l'11 di febbraio, quando mia moglie ha ricevuto da mia figlia una comunicazione che era stata arrestata, si trova a Budapest e era stata arrestata. Da lì, insomma, è un po' partita l'odissea per cercare di capire che cosa fosse realmente successo. Noi ovviamente non sapevamo nulla che mia figlia sarebbe andata a Budapest. Io onestamente nella mia ignoranza ignoravo addirittura che cosa fosse il giorno dell'onore, questa ricorrenza nazista, a cui mia figlia, ha deciso non di partecipare perché, la partecipazione è esclusiva per i nazisti. Per cui mia figlia si è presentata lì come antifascista per cercare di fare una manifestazione in contrasto a quello che appunto veniva portato avanti dai nazisti locali ed europei. Lì c'è un raduno di tutti i nazisti europei, soprattutto tedeschi, polacchi, serbi che appunto si trovano lì per rievocare questo atto eroico, che poi non ho neanche capito se è veramente eroico oppure un atto di codardia fatto dall'SS, dalla Wehrmacht e dai collaborazionisti ungheresi l'11 febbraio del 1945, alla fine, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale. Sì, beh, tua figlia ovviamente non è una ragazzina, ha 37 adesso, 39 anni. 39 anni, esatto, quindi ovviamente aveva una sua vita, quindi magari qualche cosa potevi non saperla. Ma quando è stata arrestata, se non mi ricordo male, il giorno dopo gli avvenimenti, giusto? Infatti, Ilaria è accusata di aver preso parte a degli assalti a dei nazisti ed è anche accusato di appartenere a un'organizzazione criminale tedesca. Mia figlia è stata arrestata però il giorno dopo mentre si trovava in taxi con due cittadini tedeschi, di cui uno, il suo nome è riportato negli atti di quella organizzazione criminale che è ancora tutto da definire perché il processo ancora ha avuto il primo livello, ma deve ancora andare avanti per capire effettivamente se si tratta di un'organizzazione criminale oppure no. Si trova appunto in taxi con questi due cittadini tedeschi ed è stata arrestata e portata al posto di polizia ungherese dove è stata praticamente denudata, cioè lasciata in mutande
reggiseno e calzini, rivestita con abiti sporchi che avevano lì in questura, e poi da lì è iniziata la tortura che è durata avanti per 35 giorni nella totale indifferenza dell'ambasciata italiana, che ha praticamente consentito che sotto i suoi occhi un cittadino italiano che era impossibilitato a comunicare con chiunque perché appunto la polizia locale ha proibito i contatti a mia figlia fino al 6 di settembre del 2003, quindi più di 7 mesi, quasi 7 mesi, e praticamente l'ambasciata italiana non ha né controllato che non avvenissero le torture, che poi magari vi spiego, neppure dopo che è divenuto palese che queste torture sono avvenute, quello che veramente mi lascia esterrefatto è che non ci sia una protesta ufficiale per una violenza così gratuita ai danni di un cittadino italiano. Mia figlia, appena arrestata per 8 giorni, è stata lasciata con quegli abiti che gli hanno consegnato in questura non suoi, senza che gli venisse consegnato il kit igienico, quindi non aveva carta igienica, sapone e assorbenti. E in pratica, in quei giorni lì, ovviamente, ha avuto anche il ciclo, no? Giusto per non farsi mancare nulla. Per cui fino per quegli 8 giorni è stata in queste condizioni e poi per fortuna è stata messa in una cella con un'altra persona che evidentemente gli ha dato quello che gli serviva di prima necessità, però ha continuato a tenere i suoi indumenti, incluse la biancheria intima, per altri 35 giorni. Quindi per 35 giorni mia figlia si faceva la doccia avendo addosso quello che aveva e doveva usare quello che aveva addosso per asciugarsi dopo la doccia. E poi finalmente l'ambasciata Bontaloro sono riusciti a consegnare un pacco con degli indumenti di ricambio che erano disponibili da un bel po'. Allora, solo per replicare, ovviamente, consentirà di dire, vabbè, la banda che dicevi te era la banda del martello, perché l'accusa è che hanno picchiato con dei martelli e delle armi questi due o tre, non mi ricordo, con una prognosi peraltro molto lieve, perché anche se gli hanno dato un tentato, non mi ricordo cos'era, una cosa del genere, erano 5-8 giorni di prognosi, questo è quello che ho letto in questi giorni. Quindi, diciamo, in Italia per un reato del genere, se sei tu la persona, la pena va fino a 4 anni, se non mi ricordo male. Lì lei rischia per tutte le varie aggravanti, che non si capisce bene perché gli stanno dando queste aggravanti, se non ho capito male, rischia fino a 24 anni di carcere. Sì, è una situazione, io credo che neppure Franz Kafka, quando ha scritto il processo, avesse immaginato una situazione talmente perversa diciamo così, incredibile. Credo che la situazione sia dovuta al fatto in Ungheria ci sono delle difformità proprio in termini di logica. Incredibile. Penso solo che per un omicidio, un tentato omicidio, la pena va dagli 1 ai 5 anni e per un omicidio volontario va da 2 a 15. Qui per due grafi stiamo parlando di 24 anni. Per cui, vabbè, insomma, sono delle robe che se fossero, diciamo così, circoscritte a una situazione di un paese così anomalo, uno può dire, vabbè, sono strani, però questi sono in Europa e il prossimo semestre avranno la presidenza della Comunità Europea. E, insomma, questo è un pochino preoccupante, sicuramente. Ma tua figlia, scusa, si dichiara, è sempre, cioè, sempre dichiarata innocente, ma io voglio capire, loro l'hanno fermata perché era in taxi con questa persona, ma le accuse vengono da un riconoscimento, vengono da qualcuno che l'ha indicata, cioè perché lei è indicata come una di quelle che nei video si vedono picchiare queste persone?
Non c'è alcuna accusa diretta. Le vittime non hanno riconosciuto i loro aggressori e tra l'altro non hanno neppure sporto denuncia, perché giusto per far capire di che vittime stiamo parlando, hanno dichiarato che loro si vendicheranno in strada dei loro aggressori. Per cui in questa situazione abbiamo delle vittime presunte che hanno subito dei danni assolutamente marginali. Mia figlia si trova lì con queste accuse, la situazione è un po' triste e dolorosa, diciamo. No, beh, chiaramente sì. No, 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 infatti volevo capire se c'era stato uno che l'aveva indicata, che aveva detto era con No, noi. Non in termini esiste. di prove per l'accusa stiamo parlando, cioè non c'è, le vittime, come ho detto, hanno detto che loro si vendicano in strada, non gli servono testimonianze, non c'è un testimone, ci sono i filmati che probabilmente avrete visto che circolano in rete, c'è una perizia antropometrica, direi. Fatta da un perito ungherese in una situazione in cui però sussiste un vincolo molto importante dovuto al regime che c'è in quel paese. Cioè, per esempio, per le perizie medico-legali sulle ferite riportate alle vittime, è stata chiesta una perizia inizialmente che riportava il fatto che i colpi che sono stati inferti non erano in alcun modo configurabili come colpi mortali perché non c'era la forza e gli strumenti usati per colpire non erano sufficienti a causare un pericolo di morte. La procura ha richiesto agli stessi periti una seconda perizia esplicitamente chiedendo: ma siete proprio sicuri che non erano mortali? Cioè, come per dire, signor perito, qui siamo in Ungheria, vogliamo avere questa prova qui. Tu vuoi ancora lavorare con noi oppure no? Insomma, per cui cioè, è uno stato molto particolare, ecco quello. Sì, beh, Ed ovviamente è presente poi, governato. tra l'altro, che durante i giorni lì dell'onore stiamo parlando di una situazione in cui ci sono stati, io ho documentato almeno un'altra decina di attacchi da parte dei nazisti o a antifascisti oppure a gente che si trovava lì casualmente per strada. Questi gruppi in Ungheria sono soliti massacrare di botte rappresentanti di minoranze etniche senza che vengano assolutamente puniti. Per i casi specifici degli attacchi nazisti durante l'11 di febbraio, in particolare, sono stati colti sul fatto alcuni neonazisti che, nonostante fossero stati colti sul fatto, sono stati rilasciati dopo 2 giorni. Mia figlia è lì da 11 mesi perché è antifascista. Allora, poi si parla appunto di tua figlia tenuta a una sorta di guinzaglio, di catene. Ma qual è la situazione in questo momento, a parte l'inizio che ci hai raccontato di tua figlia? Allora, a parte i 35 giorni tragici, diciamo senza il minimo che serve per una gestione così della vita normale, ma tutto teso a ottenere cioè la procura ungherese stava cercando qualcuno che facesse una dichiarazione per incolpare uno dei 3 ragazzi che è stato arrestato nel taxi che è presente nelle carte processuali tedesche relative a quel gruppo che è presunto criminale. Quindi mia figlia, per esempio, dopo quel pessimo trattamento subito nei primi 8 giorni, il 28 di febbraio, quindi cosa sono, 17 giorni dopo, è stata convocata perché gli è stato detto che ci sarebbe stato un incontro col suo avvocato in una stanza dove ha trovato 2 individui che si sono dichiarati essere della polizia
non hanno mostrato alcun distintivo e gli hanno proposto di fare un interrogatorio in inglese senza il suo avvocato. Quindi obiettivamente lì stavano cercando di ottenere a tutti i costi, anche magari senza avere alcuna reale coinvolgimento sui fatti, una confessione per portare avanti la tesi che loro stanno propugnando. E hanno messo mia figlia in una situazione in cui io, se mi fanno fare 2 giorni come gli appetiti Ilaria, io dichiaro di essere l'omicidio di John Kennedy, cioè non ho nessun problema pur di venire fuori da quella situazione. Però in questo paese questo sistema di coercizione per i detenuti, per gli imputati, eccetera, sono perfettamente legali, nessuno fa nulla e ripeto, fra poco meno di 6 mesi ce li abbiamo come presidenti della Commissione europea. Ma un'altra domanda, non so se magari tu non lo sai, ma l'altro ragazzo che era in macchina, erano in tre, mi hai detto, un arrestato, tua figlia. E poi c'era una ragazza tedesca che è una ragazza legata a quello, diciamo così, che è presente negli atti. E questa ragazza qui è stata mandata. Diciamo che c'è una differenza nei capi d'accusa, nel senso che mia figlia è accusata di aver partecipato agli assalti, mentre i due tedeschi no. Però al di là di questo, questa ragazza è stata mandata in carcerazione cautelare, in carcerazione, è stata mandata in Germania e ha l'obbligo una volta alla settimana di mandare una mail alla polizia ungherese, quindi un trattamento. Avevano bisogno, diciamo, di una figura debole da cercare di torturare per ottenere qualcosa, visto che dovevano torturare un cittadino straniero, ovviamente ha scelto quello italiano, sapendo che potevano contare sulla connivenza dell'ambasciata italiana. Infatti adesso l'ambasciata, come abbiamo capito, era, diciamo, non ha lavorato nel migliore dei modi e anche lì ci sarebbe da chiedersi perché. Ma in questi giorni, veniamo un pochino ai nostri giorni, tu hai anche dichiarato, se non sbaglio ieri o l'altro ieri, che una piccola luce in fondo al tunnel dalle parole, dal movimento di Tajani, pur non avendo ricevuto risposte alle varie richieste che avevi fatto a Giorgia Meloni. Cosa intendevi comunque con quelle parole? È che finalmente il potere esecutivo si è manifestato. Cioè, finora io mi scontravo contro un muro di gomma e fin tanto che non ho messo in piedi la campagna mediatica che ho messo in piedi, non riuscivo ad avere ascolto. Purtroppo viviamo in un paese in cui se hai un papà che è in grado di fare quello che ho fatto io, riesci magari ad essere ascoltato, altrimenti stai lì in mano a Orban. Allora, certo, ma concretamente, cioè, perché abbiamo sentito anche il ministro Nordio che ha detto noi abbiamo fatto, però credo il vostro avvocato invece ha detto beh, in realtà si potrebbe anche richiedere ufficialmente una domiciliare qui in Italia per Ilaria. Sì, adesso questa è una situazione veramente ridicola, perché in pratica c'è una dichiarazione quadro della Comunità Europea del 2009 numero 829, che dovrebbe garantire il fatto che se tu sei un cittadino ungherese per cui risiedi lì, su casi di questo tipo sarebbe molto facile per te avere i domiciliari. Invece se sei un cittadino italiano magari questa cosa diventa più complicata perché risiedi da quell'altra parte. Questa normativa è fatta apposta per dire che il trattamento deve essere uguale per tutti. Questa norma, io quando affronto ste robe veramente mi ribolle il sangue, perché mi viene detto che praticamente è stata redatta nel 2009, non è mai stata attuata
ci sono difficoltà nell'attuazione, che mi fa nascere ovviamente spontaneamente due domande. Uno, perché facciamo delle leggi europee che poi non sono attuate? Due, perché paghiamo i parlamentari europei per fare delle leggi che non servono a nulla? Che insomma è una domanda che mi arrovella un po' la mente, ecco. No, certo, ma allora veniamo diciamo all'ultima parte, tra virgolette. Tu fra poco stai partendo per l'Ungheria per appunto assistere tua figlia e al processo. Se puoi dirci cosa vi aspettate da questo processo? Avete un minimo di fede in questa giustizia? Avete un minimo d'appoggio un pochino più forte dalle istituzioni per riuscire a passare questo momento? Allora, la prima udienza non ha alcuna rilevanza perché è semplicemente un momento in cui l'accusa presenta le prove a carico e poi viene chiesto all'imputato di dichiararsi colpevole o innocente. Per cui è soltanto un passaggio burocratico per di fatto istituire il processo. Il motivo per cui io ho scritto che si inizia a vedere un piccolo barlume in fondo al tunnel è perché adesso sembra che qualcuno si stia adoperando per trovare una soluzione. Cioè, c'è l'avvocato di mia figlia che sta parlando con il Ministero di Grazia e Giustizia per cercare di trovare la formula giusta per attuare la dichiarazione quadro che citavo prima, e speriamo che questo possa portare qualche effetto. È un mondo che per me da ingegnere è difficile da comprendere, nel senso che io quando sento delle persone che dicono c'è questa legge, ma non cerchiamo di usarla perché non è mai stata usata, faccio fatica a comprendere la logica delle affermazioni, nel senso che è chiaro che non è mai stata usata, se nessuno ha mai provato a usarla, e se andiamo avanti così a non usarla, nessuno la userà mai e troveremo sempre qualcuno che dice... Certo. Ma quello che vi chiedo è, scusa, quando adesso si va a istituire il processo, ma le prove che hanno, a quanto capito, sono meno che in Italia sarebbero prove meno che circostanziali, perché non hanno praticamente niente, non hanno un'arma, non hanno un DNA, non hanno un testimone, non hanno niente. Cioè, no, è molto in che modo un giudice... nel senso che mia figlia è stata arrestata che aveva un manganello retrattile, che è un oggetto che se vai su internet lo trovi a 89 euro, te lo consegno domani mattina, cioè un'arma di difesa. E tutto sommato... io penso che sia stata una scelta giusta per mia figlia portarsela dietro, perché nel momento in cui tu vai da dei nazisti a dirgli in faccia quello che pensi di loro, insomma, portarsi dietro, se tra l'altro sei anche una donna, portarsi dietro un affarino che se questi qui tirano fuori di quegli oggetti lì, queste persone ne hanno 5, non uno, per cui portarsi dietro qualcosa di quel tipo, insomma, non fa male. In più c'è da dire che questi strumenti ovviamente sono stati sequestrati, sono stati analizzati, non riportano alcuna traccia di DNA delle vittime, per cui abbiamo veramente una situazione in cui non si capisce quali siano i capi d'accusa reali e perché si debba continuare a insistere, fermo restando il fatto che comunque la gravità dei fatti successi, se fossero riportati a una situazione, diciamo così, di logica, sono equivalenti ai tafferugli che accadono abbastanza spesso. Agli stadi, no? Cioè, qui l'unica differenza è che il burattinaio del giudice è uno del Milan, per cui quelli dell'Inter prendono 24 anni di carcere e quelli del Milan vanno fuori. Ragazzi, cioè, la giustizia dovrebbe essere un'altra roba. In Ungheria lo stesso presidente dice che non vuole uno Stato liberale ma illiberale, e diciamo che sta facendo di tutto per renderlo tale. Allora Roberto, io ti ringrazio molto, ovviamente
staremo ancora sulla storia, poi magari più avanti, se abbiamo, quando abbiamo altre notizie, ci risentiremo se vorrai. E io ti faccio tanti auguri, ti chiedo di portare i miei anche a tua figlia e speriamo di risentirci con buone notizie. Grazie mille, ciao. Roberto. Grazie mille, Fabio. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio a te. Ciao, ciao.